In modo giusto, e ringrazio il sindaco Manfredi per l'occasione che anche per me è molto utile. Noi parliamo tanto di questo famoso PNRR e un po' ne parliamo come se fosse solo un mucchio di soldi, qualche volta addirittura come se fosse un insieme di regole, di obiettivi difficili da raggiungere. E poi vieni in occasioni come questa a Bipiani Ponticelli e ti rendi conto, come in tanti altri posti in Europa e in Italia, che con questi quattrini si riescono a fare dei progetti. Qui il progetto è un progetto di residenza di qualità e di qualità ambientale, che è uno dei presupposti per i finanziamenti europei. Sono 35 milioni e, come vedete, sono 35 milioni che l'amministrazione comunale sta spendendo rispettando i tempi, ma soprattutto con un metodo di coinvolgimento dei residenti che hanno certamente un interesse a questa novità, però devono essere continuamente chiamati in causa e coinvolti, perché altrimenti queste cose non funzionano. E questo metodo qui e in altre zone di Napoli credo che sarà un metodo molto positivo. Napoli mostra i volti del futuro e dell'innovazione al commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, che è stato oggi pomeriggio a Napoli per visitare, insieme con il sindaco Gaetano Manfredi, alcune realtà al centro di progetti in cui sono stati spesi fondi europei. In particolare, sindaco e commissario si sono recati nell'area dei Bipiani di Ponticelli, nella sede del sistema di Academies del Polo Universitario dell'Università Federico II a San Giovanni a Teduccio, e alla Fondazione Famiglia di Maria, presieduta da Anna Riccardi. Sì, è uno dei cantieri che noi abbiamo aperto con le risorse del PNRR per la riqualificazione delle periferie. In realtà si sta lavorando già da mesi, in questi giorni si stanno proprio cominciando la costruzione delle fondazioni dei nuovi edifici. È un altro esempio di questo lavoro anche che abbiamo fatto con le comunità in sinergia di coprogettazione per costruire un futuro nuovo a pezzi della città che venivano da momenti di grande marginalità, pensiamo Scampia, Taverna del Ferro, i Bipiani Ponticelli. È un grande esempio, fa molto piacere che il presidente Gentiloni sia qui e possa toccare con mano come con le risorse europee, con il debito comune, si riesce a cambiare il futuro delle persone. Questo è quello che credo sia la cosa più bella di chi opera nella politica, nell'amministrazione, realizzare i sogni di tanti. Noi abbiamo un modello unico, si parte dal censimento, dagli aventi diritto, dalla corte che viene inserito in un programma speciale di reinsediamento, e poi c'è da una condivisione del progetto con chi ne sarà poi il beneficiario, e con questo sistema di costruire, trasferire, abbattere e costruire la parte rimanente. Sì, è un modello unico che devo dire sta funzionando molto bene. Ponticelli e altri casi napoletani di cui stavamo parlando col sindaco, Scampia eccetera, sono degli esempi in contesti difficili, perché tutti sappiamo com'è difficile lavorare e intervenire sulle residenze qui, ma molto positivi. Quindi la speranza, che ho ascoltato anche da alcuni residenti che sono qui da molti decenni, è credo una speranza che ci fa tutti essere molto ottimisti.